Io sono venuta in Italia per studiare, per fare la giornalista. Appena io arrivare qua ho trovato un'altra cosa, la violenza maltratta. Ho trovato questa signora che si chiama Madame. Per pagare i soldi per lavorare a strada a Francia, 6 mesi ho lavorato qua a Italia, a Venezia Mestri, poi ero incinta, io ho scappato. Non si può far finta di non vedere, perché poi tutti lo sanno, un progetto che va assolutamente implementato sul piano culturale, sul piano degli adulti quanto delle scuole. Noi carichiamo molto le scuole e io sono una di quelle che crede molto nell'educazione come capacità di trasformazione della realtà, però dobbiamo lavorare anche con gli adulti in forma educativa. Parliamo di tratta, incontriamo queste persone, facciamo sì che gli adulti abbiano dei luoghi e degli spazi in cui ci si confronta insieme, perché io credo che la paura dell'altro deriva dall'ignoranza. Il progetto Fuori Tratta nasce per contrastare il fenomeno della tratta di esseri umani finalizzato allo sfruttamento sessuale e lavorativo, all'accattonaggio forzato e all'inserimento coatto in attività criminali. Gli strumenti sono le azioni di protezione e integrazione sociale delle vittime, adeguate condizioni di accoglienza, assistenza sociosanitaria e tutela giuridica, anche attraverso programmi individualizzati di reinserimento sociale e lavorativo. Un'iniziativa che si inserisce nella manifestazione Quello che le donne non dicono, che ha per tema principale la riflessione sulle donne immigrate e rifugiate. Ragazze che arrivano qui in Europa in primis desiderano una vita diversa e desiderano una vita migliore, ma nessuna ci racconta che è pienamente consapevole del tipo di sfruttamento al quale saranno sottoposte. Immaginiamo che ogni ragazza ci racconta che ha un debito di 30, 40, 50 mila euro nei confronti dei propri sfruttatori, dei propri aguzzini. Noi operatrici dell'antiviolenza accogliamo le donne vittime di sfruttamento sessuale nella logica della presa in carico nell'ambito di programmi individualizzati, cioè quindi non grandi numeri ma progetti mirati finalizzati a non solo all'alfabetizzazione linguistica ma all'inserimento lavorativo e all'inserimento abitativo. Io ho fatto il mio percorso, poi io nascerò mio figlio. Adesso sto facendo il Torricino, ho fatto testa media, ho fatto corso di italiano, ho fatto tante cose. Allora adesso la mia vita è proprio cambiata, non c'è madame, non c'è violenza, non c'è niente per pagare, perché loro mi aiutate tanto, quindi la mia vita è cambiata. Okay. Resti in Italia? Io resto in Italia, resta in Italia. Tema che noi purtroppo conosciamo abbastanza bene, lo conosciamo anche per la presenza di tante ragazze, anche minorenni, anzi moltissime minorenni, che vengono proprio, sono proprio vittime di tratta e affrontano, diciamo, il terribile calvario, perché è un vero e proprio calvario, dai loro paesi di origine fino ad arrivare poi nei paesi occidentali. È però anche il momento di riavviare un discorso importante che vede vari soggetti del terzo settore, Daedalus, Arci, Eva e altre realtà, ma anche una rete istituzionale molto forte, perché il progetto è cofinanziato Comune di Napoli, Comune di Salerno, Città Metropolitana e Regione Campania e DPO chiaramente, quindi il Dipartimento Pari Opportunità, che ha voluto rilanciare proprio questo tema così importante e soprattutto da affrontare in maniera più sistemica e continuativa.